per inserire dentro un piccolo ciondolo, questo è un quarzo. Allora, realizzeremo questo piccolo gioiello. Per prima cosa prendiamo una pietra che ci piace, che abbiamo a casa, questo qui è un quarzo bianco, e iniziamo con un pezzo di filo, ecco, questo è l'occorrente, filo d'acciaio o rame se ce l'avete a casa, delle pietre, dei tronchesini e delle pinze. Per prima cosa dobbiamo fare un piccolo giro, eccoci qua, per bloccare la nostra pietra. Poi lo inseriamo in questo modo e iniziamo piano piano a girare sulla nostra pietra. Prendere forma. Giro, eccolo qua. Tenendola ben salda, vuole un po' di pazienza, un po' di calma, vedete? Facciamo una piccola spirale. Uno, i nostri giri, ci aiutiamo con la pinza. Continuiamo a girare, vedete che prende la sua forma. L'ultimo pezzo è il più importante perché la spirale deve diventare piccolissima e tenere tutto il peso della pietra. Allora, siamo quasi arrivati. Qui ne lasciamo un pezzettino, tagliamo bene, oppala, il nostro tronchesino, mi ha volato un pezzo, ecco qui. Adesso questa la rigiriamo ancora bene sotto, in modo, è un po' dura, noi ce la faremo a chiudere questo piccolo ricciolo. Vedete? È molto importante la punta piccola di queste. Diventa sottilissima. Eccola qua. Ancora un po'. Ok. A questo punto la mettiamo bene in forma. Anche qui un pochino più alta. Questa la ritiriamo un po' più su e abbiamo ingabbiato il nostro quarzo. Ci manca, ecco. Piccolo anello, apriamo. Molto importante è l'uso di queste pinze. Ecco, blocchiamo. Adesso, per finire il tutto, prendiamo una bella cordicina semplice, la infiliamo. Il nostro ciondolo porta fortuna, questo in questo caso era un quarzo citrino. Arrivederci.